diciamo che questo è uno degli ultimi eventi di questo tipo, quindi ero venuta giù per venire a trovare Michael e ecco perché è stato tutto molto veloce, perché ho detto vabbè, so in Sicilia che facciamo, non ci si incontra con la gente, non si può fare, ok? Però poi gli eventi di questo tipo finiranno a settembre con l'ultimo incontro in Abruzzo, Abruzzo e Molise, vai, andate a giocare, Abruzzo e Molise, e poi inizieranno un altro tipo di incontri, che è un po' quello che abbiamo fatto ieri sera. Ieri sera ci siamo incontrati con alcuni insomma della zona, abbiamo cenato insieme, ma la richiesta potentissima che è arrivata subito è stato: facciamo un atto in presenza del popolo? Cavolo, sì, facciamo questo. Quindi i prossimi incontri saranno cosa? Ci si incontra, ci si parla, tu chi fai? Io che faccio? Ah, interessante, ci dobbiamo assolutamente coordinare, mettere in rete, cioè sapere che lì c'è un altro uomo vivo e con cui io mi posso rapportare, con cui posso costruire il nuovo, perché anche ora siamo arrivati anche a un punto in cui il vecchio basta pure alimentarlo, basta pure pensarci. Cioè, questi stanno a fare la guerra, avete visto che stanno a fare la guerra? Strano, non l'hanno mai fatta? Come mai ora fanno la guerra? Perché è sempre stato così. Il sistema per pietare, per schiacciare, utilizza gli strumenti che sono più consoni: guerra, schiavitù, violenza, prevaricazione, eccetera, eccetera, sono le sue strumentazioni. E quindi che è cambiato? Niente. Adesso c'è la guerra in zona Taiwan, poi c'era in Ucraina, no? Fino a un po' di tempo fa, qua poco, niente. Poi adesso è scoppiata di nuovo Israele e Cisgiordania, si buttano le bombe come se ci fossero domani, e ufficialmente sono sbarcati in Italia. Quindi, ieri. Ora la mia domanda è: che vuol dire? Vuol dire né più né meno che faranno quello che hanno fatto sempre, e è mettere paura, mettere paura. E chiudono perché? Perché ci danno, la possiamo guardare da un altro punto di vista. Due anni e mezzo fa, ok? La vita scorreva normale, basta guardare un telegiornale dell'80 e vi renderete conto che sembrano fatti con lo stampino, ok? Quindi che è cambiato negli ultimi 2 anni? Che ci hanno dato una grande opportunità. Io la vedo così, io la vedo come una grandissima opportunità. Quanti di noi si sono svegliati negli ultimi 2 anni e hanno detto: c'è qualcosa che non va? E grazie, perché se non fosse successo tutto questo, io non vi avrei incontrato oggi, non ci saremmo mai conosciuti, non vi sareste conosciuti. No, mi hai fatto una sorpresa, scusate. Ciao, comandi. Sì, vegliare potremmo il sangue. Vogliamo il sangue. Scusate, ma cioè, sono i volti, no, che hanno poi aiutato perché tutto questo avvenga, è avvenuto, ok? Dicevamo, non è cambiato niente nel loro modo. Loro continuano a dire che faranno le elezioni e non le faranno. Non le faranno. Faranno quelle come hanno fatto gli altri, quelle, cioè le elezioni statali, quelle governative. La vedo difficile. Ci saranno di nuovo governi tecnici su governi tecnici. Fino a che ci sarà qualcosa di così potente che gli impedirà anche di fare questo. E c'è già. C'è già. Ah, non è che qualcun altro, Eccoci. Cioè, ma siamo 4 gatti. Qui, oggi, siamo tantissimi. Non ci credete? Sì. Bravo. Saremo un centinaio? Facciamo quanto paro?
perché così viene più semplice. 100 per 100 per 100. Quanto fa? 9. Un milione. 9 compie. Un milione. Che vuol dire un milione? Vuol dire che 100 uomini svegli, uomini inteso con l'H, 100 homines svegli, che sanno le cose, che hanno deciso di agire e non sta più in silenzio, smuovono un milione di gente, di energia. Vi sembra poco? A me no, a me sembra potentissimo. Dove, poi dove lo stiamo facendo? Fuoco e acqua. Guardate che tutto quello che ci abbiamo intorno non è basato soltanto su un sistema bancario, su un sistema governativo, è basato soprattutto su un sistema energetico. Assolutamente. Perché altrimenti, perché ci dovrebbero mettere paura? Perché? Perché la paura è il loro modo di togliere energia, e è il loro modo di farci stare nell'inconsapevolezza di chi siamo. Domenica, perché se ci serviamo inconsapevoli? Vi siete domandati perché in tutti questi, in questi 2 anni, ogni volta che voi uscivate da casa, o noi o chiunque, doveva produrre un'autocertificazione e firmarla? Sapete perché? Che era un consenso. Ha un consenso ad uscire di casa? No, un consenso a rimanerci in casa. Allora non si spiega se no perché la gente che è stata licenziata o sospesa, meglio, ha dovuto autografare, firmare la propria sospensione. Vi risulta? Addirittura devo firmare. Perché? Perché lo sto dicendo io, mi sto autosospendendo. Tutto in responsabilità illimitata. Questo perché... Andiamo da Bonifacio, che ogni tanto un appuntino bisogna farglielo sempre, perché sennò poi non, ce l'abbiamo anche incarnato oggi Bonifacio. Perché Bonifacio VIII, insieme a Sisto IV, insieme a Niccolò V, hanno creato quel famoso trust, quella famosa gabbia, quella famosa scatola dove ci hanno inserito dentro? Perché volevano in qualche modo, no, renderci schiavi. Ma la mia domanda è: 180 anni da Bonifacio all'ultima bolla papale, la mia domanda è: non si sono conosciuti? Non si sono conosciuti? Non si sono mica parlati? E non si sono neanche messi d'accordo? Allora, come hanno fatto con questa dovizia a creare un trust su di noi? Trust vuol dire fiducia, no? Su di noi, con questo... Allora, la domanda è spontanea, sembra che ci sia un piano, no? Sembra però, eh? Allora, andando adesso in Sardegna, prima di venire qua, ho fatto una scoperta. 1296, Bonifacio VIII istituisce il regno di Sicilia e Corsica. Lo sapete sì che cos'è il Regno d'Italia, vero? È il Regno di Sicilia. Scusate, il Regno di Sardegna. Cioè addirittura è lui che prepara, oltre a fare quello che ha fatto, e prepara le carte in tavola per la Italy Republic of. O c'ha la palla di vetro, o segue un piano. Che non può essere suo. Non può essere suo. Quindi c'è qualcuno sopra a Bonifacio VIII. E qui la mia domanda sorge spontanea. Chi è? Chi è? Intanto lui era un papa, no? Sopra. Allora intanto c'è la curia. Perché tutto questo, Bonifacio, le bolle, non sono andate al papa. Sono andate alla curia. Ok, chi c'è dentro la curia? C'è la P2, la P3, adesso anche la P4. I regnanti sono i beneficiari di Bonifacio VIII. Le banche nascono dopo Bonifacio VIII. I politici sono solo e esclusivamente servitori, anche di bassissima, infatti le cambiano come gli fa.
La massoneria? Ma chi è sta massoneria? Era contraria al Papa. Ma sta dentro il Vaticano? Cioè... Sì. Allora c'è qualcosa che forse ci sfugge, semplicemente perché... Perché la storia va scritta tutta di nuovo, siete d'accordo? Va riscritta tutta! Dall'inizio alla fine! Allora, mi domandano il diritto dell'ammiragliato, perché poi Bonifacio ha fatto questo, no? Ha applicato il diritto dell'ammiragliato sulla terraferma, dicendo che le acque coprivano tutte le terre. Quindi quando noi, ieri mi dicevano, dire che siamo tornati dalle acque, io mi guardano e mi dicono, so, sei fuori? Ma che vuol dire essere tornati dalle acque? Non vuol dire certo che noi eravamo in bagno e ci siamo tirati fuori e adesso ci diamo un'asciugatina al sole? Non è questo che vuol dire. Vuol dire che noi con quell'atto di Bonifacio siamo stati inseriti in un diritto che è quello dell'ammiragliato, che è quello del mare, che è quello delle acque, che è inferiore al diritto a cui noi dobbiamo assolutamente fare riferimento, perché noi siamo natura. Quindi noi, quello è il nostro diritto, quello della terraferma, quella dove l'uomo è in piedi, sa chi è, perché se non sa chi è, quattro zampe. Ma è la verità. Senza togliere niente, finché non ho coscienza di me, chi sono? Un animale, che sì, anima lì, però non ha coscienza di sé. E questa è la differenza, no? Poi che percepisca che sono qui per darci un sostegno, animicamente sono anche più elevati, va benissimo, tutto quello che ci vogliamo dire, ma nella realtà quando io sono in piedi, sono in terraferma, quindi ecco cosa significa ritornare dalle acque, tornare da quel diritto in cui ci hanno buttato, ma che noi abbiamo continuato a mantenere in piedi, col consenso, quindi ecco dove ci dobbiamo cominciare a prendere la responsabilità, prima. Che cosa stai pensando? Che cosa ti racconti? Cosa ti dici? Perché quella è la responsabilità, eh? Sì, ci sta che buttare un pezzo di carta per terra non va bene, che non inquinare va bene, tutto quello che vi pare. Ma se io vado a un supermercato oggi e sto in una città e non posso andarmi dal contadino in campagna e vado a comprare un chilo di mele, quelle mele io le trovo fatte su nella plastica. Mica ce l'ho fatta io su nella plastica, me le danno così o no? Quindi sono schiavo anche lì. Sì, poi magari mi posso andare, ripeto, posso andare al contadino, posso fare le mie scelte, ma se lo posso fare, perché non è detto che io lo posso fare. Quindi qual è la vera responsabilità? Intanto di smettere di pensare di essere cattivi, che l'uomo è cattivo, no? Non è cattivo, è strutturato per essere incattivito, per aver paura del vicino, poi ultimamente. Quindi Bonifacio si mette a disponente per la curia, così come la Italy Republic of nel 34 si mette a disponente sempre della curia. Sempre lì. UCC, dicevamo, il diritto dell'ammiragliato, oggi si chiama Uniform Commercial Code, e è quello che dentro la Security Exchange Commission americana governa, perché è la norma, ok? Che è la legge dell'ammiragliato. È la Bibbia. Non ci credete? Basta andare su internet, prendersi UCC e guardare che riferimenti fa. Tutti dalla Bibbia. Allora il diritto dell'ammiragliato da dove viene? Dalla Bibbia? Dal diritto romano? Il diritto romano si chiamava il diritto del mare, il romano si chiamava Mare Nostrum, e era fatto per impedire che le colonie parlassero tra di loro senza pagare dazi. Ok, prima dei romani ci sono i fenici, però. Giusto? Ci sono tantissime città fenicie in Italia. Venezia, Gaeta. Qui non lo so, non mi sono formata sulla Sicilia. Quindi viene dai fenici?
Ve la posso fare una riflessione insieme, visto che tanti mi avete detto che avete visto il video di Red Ronnie? E lì, lui ha puntato anche da questa parte. Sti famosi alieni, che poi vediamo un po' se sono tanto alieni, io ci credo poco. Comunque arrivano con le navi spaziali. Se sono navi, stanno in mare. Che sia un mare d'aria, sia un mare di plasma, che sia un mare di che vi pare, sempre in mare è. Quindi indovinate chi l'ha portato il diritto dell'ammiragliato? Io. Ma va? L'hanno instaurato sulla terra con un atto. E quell'atto, a oggi, fino ad oggi, ha governato tutto il pianeta. È un'usurpazione? Sì, ma cosa ha fatto Bonifacio? Ha detto, io sono vivo, perché quello che ha detto è prima di tutto. Attenzione, guardiamolo quanto è importante comprendere che vuol dire essere vivi, perché sennò potremmo parlare di documenti quanto vi pare. Ma è un'altra delega, cioè deleghiamo il documento a risolverci il problema e ci sbattiamo la testa, ve lo dico, ci sbattiamo la testa forte. Perché? Perché non è il documento che mi risolve le cose, sono io che risolvo le cose. Ora vi racconto, l'ho raccontato giovedì, insomma, ma ve lo racconto perché è successo adesso, tornando dalla Sardegna per venire qua. Quello è l'esercizio del diritto. Lì il documento che mi ha cambiato le cose. Ora ve lo racconto. Voglio finire di dire questo. Quindi Bonifacio ha eseguito gli ordini di che cosa? Di un diritto dell'ammiragliato precedente a quello che noi pensiamo che sia. La famosa common law, che a differenza della civil law che noi abbiamo qua in Italia, tanto l'avete visto tutti i film, no? Americani, dove ci sono le corti, giusto? Che stanno lì, che decidono, la signora Fletcher, eh? 100 volte. Le corti decidono e il giudice cosa fa? Semplicemente ratifica quella decisione perché la dichiara davanti a tutti e la scrive. È diverso quell'ordinamento giuridico dal nostro. Il giudice popolare è ancora sulla giuria popolare, ok? Ratifica semplicemente la legge, ok? Qui, lì, quell'ordinamento giuridico lì, che è quello americano, è il popolo, sono 12 giurati che unanimamente fanno la sentenza. In Italia questo non succede, giusto? In Italia c'è un giudice che interpreta il diritto positivo e lo fa diventare impositivo. Qual è la diversità tra questi due ordinamenti giuridici? Uno, che è l'ordinamento giuridico di Common Law, ogni sentenza, siccome è fatta dal popolo, vedete l'importanza, è fatta dal popolo, diventa giurisprudenza, vuol dire che tutti quelli che vengono dopo ci devono fare riferimento a quella sentenza, assolutamente, diventa legge, mentre, sì, gli Stati Uniti hanno la pena di morte, aspetta, no, la costituzionale, non la Cassazione. In Italia diventa legge la costituzionale e la corte d'assise d'appello, che è una sola, è una corte giuridica, è un tribunale popolare, c'è la giuria. 5 su 7. Allora oggi tutti quelli che sono i casi che stiamo leggendo di gente reintegrata al lavoro piuttosto che di PCM che sono stati dichiarati nulli, attenzione che non fanno legge. Assolutamente no. Fanno riferimento alle sentenze della Cassazione. Ma non fanno giurisprudenza. Il prossimo giudice potrà decidere sullo stesso caso in maniera totalmente diversa. Questo nella Common Law non succede. Attenzione, in America c'è la pena di morte, mica solo in America. L'America poi tra l'altro è il soldato del mondo, come c'è una guerra, ci sono di mezzo loro, tanto per. Posso essere sottile? Anche in Italia c'è la pena di morte.
Quanti morti ci sono stati durante questo lockdown? Morti di Stato? Neanche la guerra ammette in Italia, però siamo in guerra. Noi sono ipocriti, però molto ipocriti. Diciamo che questa è la pena di morte per me. Da noi regna l'ipocrisia. Per me la pena di morte dovrebbe essere tolta, ok? Se vogliamo parlare della pena di morte. No, nel senso che. Ma ci sarà tanta gente che applaudirà le sentenze che saranno a breve messe in piazza. Il punto è, se abbiamo visto che cosa è successo negli ultimi due anni, c'è una sorta di nuova classe politica che si è creata. L'hai visto? Avete visto che si sono presentati tutti alle elezioni? Tutti! Non ne manca uno! Ma questo era chiaro però, che era tutti, dal primo all'ultimo, i nomi famosi di questi due anni, tutti pronti a prendere in mano le redini del paese, tutti pronti alla delega. La mia no. Il popolo la delega non la fa più. Ok, allora la poltroncina è ora di levargliela da sotto il sedere. Il punto qual è? Il punto è che l'uomo, fino a che non ha capito e non ha compreso che finché delegherà qualcun altro non avrà il potere, sarà schiavo. Come basta responsabilità vuol dire basta deleghe. Perché? Perché responsabilità uguale potere. Se io mi prendo la responsabilità di tirarlo su io il pezzo di carta che sta nel mio giardino e anche in quello del vicino, perché non è più il giardino del vicino, è il giardino in custodia al vicino, finché non succederà questo, le cose non cambieranno. Perché chi ha la mia delega fa quello che gli pare. Ve lo devo dire io, non penso, no? Ormai è chiara questa cosa agli occhi di tutti. Il consenso è qualcosa di molto sottile, eh? Allora, c'è o non c'è quel sistema lì che sta a fare le elezioni? Ti riguarda o non ti riguarda? Perché quel sistema si rivolge alla persona, la persona fisica. Il fatto mai esistito, normalmente accettato, è era lì il consenso. Alla persu, maschera, alla cosa. Se tu vai lì, con quella tessera elettorale, entri... Gli stai dicendo che esiste. Attenzione, per quanto tu puoi andare lì ad annullare, vuol dire che nel momento in cui tu sei lì davanti e annulli quella cosa che c'è davanti, per te è valida in qualche modo, se la devi annullare. Perché il voto di protesta? Oh, il voto di protesta non è che sarebbe quello di andare a riconsegnare la scheda elettorale, non c'è previsto da nessuna parte, l'avete letta la legge? E le urne, nelle urne ci sono le ceneri, non le avevamo mai vista così, tanti mi hanno detto, oh, mica l'avevo mai vista così. Andiamo a mettere nelle urne. Ci sono i ceneri. Quindi diciamo, il consenso è qualcosa di molto sottile. Attenzione, perché è tutto un contratto. Quello di riconsegnare la scheda è uguale, è di nuovo un consenso che io do. Ma nella legge non esiste, nella legge che riguarda le votazioni non esiste questa cosa. Non c'è. Allora perché in giro c'è questa notizia che andiamo tutti a riconsegnare le schede? Scusate, il sistema secondo voi come lo fa la cernita di quelli dissidenti? Venite a consegnarmi le schede, intanto il consenso me l'avete dato alla mia esistenza primo e secondo adesso io so tutti quelli che sono dissidenti. Attenzione, perché in Italia il dissidente è punito penalmente, non c'è spirito nazionalistico, dice la legge. Oh, noi siamo una nazione, più nazionalisti di così se può, capite? Allora è questo che dobbiamo andare a guardare, cioè le sottigliezze che ci fa Bonifacio e company. Perché? Perché vanno tutti a carpire cosa è consenso. Lui lì si dichiara uomo vivo, lui dice sono l'unico vivo sul pianeta e lo dice per un motivo, perché è in terraferma. Nessun uomo può dare legge a un altro uomo, quindi nessun uomo ha bisogno di un timbro.
per essere uomo, né di una corte, né di una qualsiasi documentazione che mi metti un timbro, per favore. Però il punto è questo: quando io faccio quell'azione, io devo essere in responsabilità. Posso? Devo essere in responsabilità con l'azione che faccio. Ok? Che vuol dire? Vuol dire che se io so che di fronte a me c'è un'entità che è oggi preclusa e pignorata e io gli do valore, io sono collusa con quell'attività, con quella entità, eh? Quindi non è una questione di separazione, è una questione di frequenza, è una questione di posizionarsi bene e smettere di dare energia a quello che non voglio. Attenzione, unità è unità, noi siamo interiormente in unità, allora la dobbiamo fare dentro di noi, smettere di fare la guerra al sistema, quello sì, quello sono d'accordissimo, smettiamo di fare la guerra al sistema, perché? Perché se fai la guerra con un'entità che fa la guerra, e è la sua natura, ti distrugge. Tu vai là con l'archetto e le frecce e quello lì davanti c'ha il cannone e la bomba atomica, di tutte disattivate, sappiatelo. Le bombe atomiche sul pianeta sono tutte disattive dal 2012. Quindi questa palese guerra atomica è un'altra fake news, quella vera, è fake news. Ok? Quindi, attenzione, perché il rischio qual è? Di pensare che è vero che qualsiasi azione noi facciamo c'ha un ritorno, ma dipende da quell'azione che faccio o no? Cioè io a questo punto potrei dire, allora, se è tutto uguale, potrei sedermi su un sasso e aspettare che succedano le cose, tanto succederanno. Il punto è quanto voglio stare ancora qui e quanto tempo c'ho ancora qui. Allora io ho un tempo solo, adesso, o lo faccio adesso o non esiste. La vedete la PNL che ci hanno propinato in questi giorni, negli ultimi 2 anni? Andrà tutto bene. Quando? È futuro andrà, eh? Questo è PNL. Quando io dico andrà tutto bene, sto mettendo chi c'ha di fronte a me e che dirà quella frase nella posizione di posticipare e di non essere qui. Quando agisco io, quando avete agito voi, quando stamattina vi siete alzati e avete deciso di essere qui, avete preso la macchina, ogni momento presente eravate lì insieme, questa è una scelta, oh. Potevate non esserci, giusto? Quindi non è proprio che tutto, è vero che è tutto unito, ma è anche nella mia consapevolezza che è tutto unito, che io posso veramente essere al centro di sto giochino, al massacro, bene, male, bene, male, bene, male. Perché anche quello che noi oggi chiamiamo bene, e se vogliamo vediamo le due fazioni, no? I neri li chiamano cappelli bianchi e cappelli neri. Questa è una partita del basket. Cappelli bianchi e cappelli neri, va bene. I cappelli neri vogliono l'identità digitale, vogliono la disumanizzazione totale, mentre i cappelli bianchi invece porteranno, oh wow, una nuova prosperità, Gesara e Sara, ci danno a tutti una bella paghetta mensile, stiamo pace. E profitto c'è ancora? Da tutte e due le parti, uno per il male e uno per il bene, che cambia? Niente cambia. Ecco perché è ora di smetterla. Ma è ora di smetterla di che fa? Di sperare che tutti, ci saranno tutti. Perché si chiama libero arbitrio. Perché non tutti ci possono essere. Perché hanno scelto altre cose. Non perché non hanno la possibilità di esserci, attenzione. La possibilità c'è per tutti. Ma la scelta individuale. Qual è la scelta individuale? So, io sono un operatore della luce e io sono un operatore delle tenebre, questa è la scelta individuale? O la famo finita? E fa la guerra? Perché anche questa è guerra, eh? E lì finisce questa storia. Quando finisce la guerra? Quando il popolo si alza in piedi e dice, sapete che c'è? Eccoci, siamo tornati. Veramente siamo tornati. Adesso sul pianeta le decisioni si prendono insieme. Dice vabbè, ma la Sicilia mica è uguale al Perù. Certo che non è uguale al Perù, ma possiamo basare tutta la nostra esistenza su dei principi comuni? Perché guardate che io sono 2 anni che giro e una domanda l'ho fatta sempre dappertutto,
davanti alla IEM, davanti ai nostri strumenti, perché sono strumenti, c'è una dicitura, c'è scritto responsabilità. È chiaro che le deleghe devono finire? Quando su tutto il pianeta siamo d'accordo che la responsabilità è uno dei fondamenti, dei principi della nuova società, e quindi smettiamo di delegare a qualcuno, semmai c'è un incarico, e se c'è un incarico, in responsabilità non esiste immunità. Che fanno nel sistema? L'immunità per i medici, l'immunità per i diplomatici, l'immunità per i politici, o no? Non esiste che qualcuno che prende un incarico dal popolo sia immune, ma sarà il contrario. Siete d'accordo che la responsabilità è ora che ce la riprendiamo? Quindi ci riprendiamo anche il potere? Beh, se c'è qualcuno che non è d'accordo me lo può dire. La trasparenza. Ora la trasparenza è la fine delle menzogne. Ma indovinate dove stanno le menzogne primarie? Dentro di noi. Chi sei? Sono un dottore, sono un medico, sono un maestro, sono una persona. È vero? Sapete cosa si chiama, come si chiama questo? Identificazione. Io sono vegetariana. Che vuol dire? Che vuol dire? Io sono vegetariana o io sono vegana? O che vuol dire io sono un maestro? Sì. Sono un dottore. Ok, togli il dottore, che rimane? Ecco, questa è la trasparenza vera. Allora io non delego più, primo, e non delego più manco la mia conoscenza. E mi vado a informare, non mi faccio calare dall'alto tutte le informazioni, sto zitto e... Ci siamo abituati, non ce la raccontiamo. Ci siamo abituati a fare così. Chi te l'ha detto? A scuola l'ho insegnato. Ah, me l'hanno insegnata a scuola. Nome Barbara, nome proprio di? Persona. Ce l'hanno insegnata a scuola? Ah, ma allora è come Bonifacio, qualcuno lo sapeva. Perché se persona vuole dire cosa, e la nostra lingua deriva dal latino, quella è cosa, eh? Allora perché noi diciamo nome proprio di persona, quindi cosa, e nome proprio di cosa? Ce l'hanno insegnato da piccoli. Da piccoli si fa così. Lavoro e cavavoglie, giusto? La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. Vuoi mettere? Articolo 1 è fondata sul lavoro. Lo sapete cosa vuol dire lavoro, vero? Labor, fatica. Quindi la Repubblica Italiana è fondata sulla fatica. Peccato che poi quel diritto, primo, non è un diritto, è un privilegio, perché altrimenti tutte ste lotte in piazza, nelle manifestazioni, avrebbero dovuto in qualche modo sortire un'efficacia. E invece che cosa hanno fatto? Ma un privilegio di più, un piccolo privilegio di più. E beh, abbiamo lottato per l'aborto, no? Da ora, da 3 mesi si può abortire, va bene? Lo sapete da quando si diventa persona? Il diritto canonico dice 3 mesi. Al 3° mese dentro la pancia si diventa persona, quindi merce. Quindi da lì in poi non si può uccidere mica la merce. Mica si può rovinare la merce. Quindi che diritto abbiamo ottenuto anche lì? Un'altra bella presa in giro. Mi dicono... 1776, la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, è l'anno che hanno creato gli Illuminati. Sapete che giorno? Sapete in che giorno l'hanno creati gli Illuminati in Baviera? Hanno istituito questa famosa, c'è l'atto istitutivo, eh? Primo maggio! Primo maggio! Fate festa tutti, vero, il 1° maggio? Tutti facciamo festa il 1° maggio e vive la festa del lavoratore, la festa della fatica, e guarda caso coincide col giorno della creazione degli Illuminati. Se è vero che a Natale, il giorno che dà i Natali, noi diamo il consenso al rinnovo del nostro bond mentre brindiamo al bambinello e all'albero,
È vero pure che noi il 1° maggio diamo consenso agli illuminati di esistere. Ma avete capito come siamo, come ci... E noi ancora siamo qui a pensare che forse andando in piazza risolviamo qualcosa, forse con le elezioni risolviamo qualcosa? No, lì dentro non c'è via d'uscita. Perché? Perché il sistema è assolutamente creato per riprogrammarsi. Qualsiasi azione fa il creatore, anche qui togliamo un dubbio, chi è sto creatore? Quello con la barba in cielo? Quello no, è il secondo creatore. Sì. Non c'è un problema. Il creatore, se ti guardi allo specchio, sei tu. O non è vero? Abbiamo creato la nostra vita tutti i giorni. Tutti i santi giorni. Con le cavolate, con la sofferenza, con il dolore, con la gioia, col mettersi lì, con la nostra creatività, eccetera, eccetera, eccetera. Ce l'ha creata qualcuno? Ma lo Stato però ci ha messo lo zampino, eh. Chi è lo Stato? Noi. Popolo, territorio, il culto. Che è sto culto? Attenzione. No? Attenzione, brava, il culto è la tradizione. Il culto è chi sei tu? Da dove vieni? Io. La religione è religo legale. E attenzione, vogliamo guardare le religioni mondiali, le più grandi, le tre monoteiste. Qual è la città santa di tutte e tre? Ci avranno qualcosa in comune? Forse. Cioè noi questo dobbiamo vedere, scusate. Se veramente vogliamo capire le radici della nostra schiavitù, dobbiamo capire che tutto quello che ci hanno raccontato e che noi abbiamo creduto, e qui c'è qualcosa da dire, in buona fede. Noi l'abbiamo creduto in buona fede, perché poi c'è una parte invece che è collusa. Attenzione, la collusione non è contemplata nella nuova realtà. No, si può fare. Ecco perché alcune energie andranno silenziate. Perché? Perché non sono compatibili a livello di frequenza. C'ho la radio, sto a sentire Radio Monte Carlo e lì c'è la musica classica. Stamattina mi sento un po' di musica classica. Tutti quelli che stanno su Radio Monte Carlo stanno a sentire la musica classica, siete d'accordo? Ciao, se io cambio canale, cambio stazione, che succede? Cambia la musica. Quindi io magari metto a sentire pop. Bene, io la musica classica non la sento più. È questo di cui parliamo. Quando io silenzio quella frequenza, non è che non c'è più la musica classica di Radio Monte Carlo. Non può non esserci. Non posso separare me stessa, cioè. Ma io non ascolto più. Esatto, bisogna proprio cambiare musica. Ecco perché dico, noi dobbiamo non concentrarci più poco sul sistema. Facciamo le cose sul territorio. Facciamolo sto nuovo. Ma ce lo impedisce chi? Chi ce lo impedisce? L'inconsapevolezza. Solo la paura, solo l'inconsapevolezza, solo questo ce lo impedisce, quindi il sistema non ci impedisce proprio niente. Perché? Perché il sistema non cerca l'uomo, non ci può parlare con l'uomo, perché è in diritto superiore, in quella legge naturale dove c'è i piedini a terra. È per questo che cerca le persone, è per questo che io rompo sempre le scatole persona. Perché non ci facciamo caso a quante volte lo diciamo al giorno persona? Da secoli che siamo programmati questa persona. Esatto, però attenzione, quando io mi accorgo, c'è gente che mi dice, e le persone, mannaggia, l'ho detto, va, fermati, non ti senti in colpa, perché lo sai che ha fatto in questo momento, ti sei accorto. Attenzione che se io mi accorgo, prima me ne accorgo quando l'ho detta, già l'ho detta un'altra volta, poi me ne accorgo mentre la dico, poi me ne accorgo un secondo prima di dirla, è lì che ci sei, lì sei in presenza, lì sei il primo creatore, perché scegli di non dirla. Poi ho sentito il mio nome in minuscolo, ci credo, una delle cose più difficili, mamma, il primo creatore dove scelgo di dirla sempre è tutta. Beh, quello è importante, sempre è tutta.
Mi spiego? È difficile rimanere in presenza? No, è un'altra follia. È semplicemente un esercizio. Le meditazioni, dice, qual era, come mediti, Barbara? Me l'hanno chiesto un sacco di volte. Con i piatti, mentre faccio i piatti. Siccome mentre fai i piatti? Sto lì, ok? Sto lì, il piatto è pulito, sto passando la spugnetta, che sto a fare adesso? La sciacquo il piatto? E questo lo sapete quando ha avuto per me un picco, un apice? Durante una stagione a pomodori. Cioè, presente quanto è bassa la terra? Ci dissa quanto pensi? Non pensi. Arrivano i pensieri. Passano, che è una meraviglia. Perché? Perché sei lì, concentrata con la terra, sei stanca, e senti il corpo, mi fa male lì, e la schiena, e il pomodoro, quello no, che è fradicio. Avete capito dove la troviamo la presenza? Nell'azione quotidiana e nell'osservazione di quello che stiamo facendo. Non ci vogliono anni e anni e anni di pratiche, eh? Non ci vogliono, sì, aiutano, ma a fare che? A vedere il problema. Qual è il problema? Magari sento un colpa. Facciamo un esempio a caso. O mi sento un colpa, non mi sento in grado, non mi sento capace, non ce la posso fare. Vero? Ecco. Questi sono i programmi di autodistruzione. Sono quelli che permettono l'invecchiamento. Ce la posso fare? E sono quelli che ci portano poi alla morte, alla malattia, perché accumulano dentro il nostro corpo delle energie, giusto? Quindi come lo vediamo il problema? Quanto tempo ci vuole per risolvere questo problema? Sapete quanto tempo ci vuole? Il tempo di vederlo. Quando l'ho visto? Cioè, ora l'ho visto, ma quanto tempo ci devo lavorare? Scusate, una volta che l'abbiamo visto, quanto tempo ci vogliamo lavorare ancora? Guarda, qual è la convinzione che dice che io ci devo lavorare ancora 2 anni? Quanti c'ho da lavorare? L'ho visto, è finito! Se io sono in presenza e mi rendo conto ogni volta che scatta quello, perché l'ho visto, mi scatta quel sistema, quel programma, mi scatta, quella reazione mi scatta. Cosa faccio come persona uguale? Mo, l'osservo, la vedo, 2 secondi prima mi fermo, non lo faccio, ho vinto! Con me stesso ho vinto però, eh! Su che cosa? Sulla mia programmazione mentale. Ne vogliamo parlare quante ce ne abbiamo di programmazione mentale? Parliamone, dai! Parliamone, che questo mi sembra che sia più pertinente oggi che a Bonifacio, no? Tanto la sappiamo com'è andata la truffa, no? La sappiamo? Noi andiamo alla nascita, ci fanno un certificato, ci danno un'azione della Italy Republic of, ci danno 2,5 milioni di dollari, ma non ce le fanno mai vedere. Con quel titolo ci comprano, ci scambiano sui mercati azionari. Che ci scambiano? Che ci fanno con questo titolo? Lo vogliamo sapere che ci fanno? Intanto lo crea l'amministrazione, la pubblica amministrazione, procure, quindi non ci inventiamo che l'azienda Italy Republic of è diversa dalla pubblica amministrazione, la Repubblica Italiana, no, è la stessa identica cosa. Allora che ci fanno? Che ci fanno? Che ci fanno? Volete vedere che ci fanno? Conoscete la Coca-Cola? La Pepsi-Cola? La Nestlé? Conoscete? Sono tutte le grandi multinazionali, sono 6 nel mondo, sono quelle che governano e amministrano tutte le altre, offshore, non offshore, quindi fuori da quello che si vede, prestanomi vari, eventuali, comunque sono 6 e stanno tutte lì sotto le altre aziende. Allora io mi domando, cosa vedo io della Coca-Cola, della Nestlé e della Pepsi-Cola? Vedo la competizione, giusto? Vediamo la competizione tra la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la Nestlé. Se mi prendo la Coca-Cola non mi prendo la Pepsi-Cola, oppure se vado alla McDonald's non vado al Burger King, giusto? Questa è la competizione che noi vediamo. Perché? Perché questi si fanno la guerra, questi hanno il profitto,
allora ai nostri occhi questo appare. Andiamo nelle retrovie, andiamo a vedere cosa c'è dietro il palco, dietro il sipario. Tutte e sei le aziende di cui sopra hanno dei consigli di amministrazione. Tutti e sei i consigli di amministrazione hanno dei 3 soci di maggioranza. Indovinate, sono per tutti e sei gli stessi 3 soci di maggioranza. Scusate, se io sono il socio di maggioranza di un'azienda e anche dell'altra, mi faccio competizione da sola? No. Semplicemente io copro tutto il mercato in maniera che te pensi di avere scelta e invece tu non hai altro che quello che io ti do da scegliere. È lo stesso con le elezioni politiche? Tutto, è lo stesso per tutto il sistema. Attenzione, che cosa trattano queste 3 società? Una di queste è la BlackRock, l'altra è il Vanguard, Pfizer, Moderna, tutte lì sotto sono, tutte sotto quelle 6 multinazionali. Allora, se la Vanguard, se la BlackRock sono titoli di maggioranza, cioè aziende di maggioranza, che cosa, con quale cosa investono? Con i nostri certificati di nascita. Perché la BlackRock e la Vanguard sono i contenitori dove vengono inseriti i nostri certificati di nascita. Perché non è che avevano chiesto come faccio a trovare il mio certificato di nascita, benedica, paga magari. Cioè, quelli vengono presi a pacchi, inseriti dentro dei cavo, fatte la pesca dove, e quello che loro hanno è la scrittura contabile di quei white spiritual, poi si chiamano i nostri certificati di nascita, white spiritual girl. Interessante, vero, che ci chiamano bambini puri, bianchi, no, spirituali. Accidenti. Loro lo sanno chi siamo. Loro lo sanno chi siamo. Loro. E noi invece stiamo ancora pensando che siamo piccoli e brutti e cattivi soprattutto. E è colpa nostra se questo pianeta sta degenerando. E ormai ha passato da tempo la soglia del non ritorno. È colpa nostra, no? Colpa. È il peccato. Allora il peccato, dovete sapere che dentro la Bibbia diventa, in UCC diventa il debito. Quando vado dal prete cosa faccio? Mi confesso e per i peccati in cambio dovrò pregare. Vabbè, ma la preghiera, che cos'è la preghiera se non energia? Un'energia? Immaginate le chiese, dove sono state costruite le chiese, sopra luoghi di grandissimo potere. Perché? Perché canalizzano. Perché prendono la nostra energia di preghiera e la utilizzano come gli pare. Davvero? Guardate che fanno con i certificati. Attenzione, se la mia energia, quel certificato è la mia energia, e con quel certificato ci comprano le mine anti-uomo, io divento responsabile, e poi le vendono magari dentro dei palloni o dentro delle bambole. Scusate, di chi è la responsabilità? Allora, e ecco qua dove di nuovo il consenso è sottile e io non lo so. Ecco perché dico che a noi ci salva solo una cosa, la buona fede, che non lo sappiamo. Quando io però torno a conoscenza di queste informazioni, attenzione che la buona fede finisce, o no? A questo punto io non ho più la buona fede di aver fatto delle cose senza sapere. Adesso io sono in piena responsabilità illimitata, senza nessuna immunità. Sono immuni davanti alle leggi universali, se sono responsabile non mi tocca nessuno. Ma se non sono responsabile, io sono il primo che pago. Ecco perché l'autodeterminazione è qualcosa che non si può nascondere dietro un timbro, in nessun caso. Perché quella cos'è? Di nuovo delega. Mi dai il permesso di essere sovrano? Mi dai il permesso? Allora di chi è che c'ha potere? Io. Chi mi dà il permesso o io? Io che me lo prendo. Esatto.
questa è importantissima di parte, perché ripeto, la storia ora la possiamo andare a leggere e a vedere su tutti i video che vi pare. Questo è operativo. Quello di cui stiamo parlando adesso è operativo. Che vuol dire? Vuol dire che se io non ho contezza e consapevolezza di quello che faccio quando mando una notifica di cortesia e gli dico al sistema, ehi, mi vedi? Io lo so. Adesso tu mi dovresti cortesemente spiegare come mai ancora perpetri la schiavitù. Questo io non lo posso fare con un documento, io dovessi quel documento. Parto per andare in Sardegna, arrivo a Civitavecchia, siamo in cinque dentro la macchina, i miei due figli non hanno documenti, mai avuto un documento, io sì, ma loro no. Sappiate che sulle navi si sale solo col documento, cioè i bambini soprattutto devono avere il documento, perché sono minorenni. E chi tu lo porti sto bambino? Chi è sto bambino? Mica tanto mica sei la madre te, mica sei il padre, sei genitore 1, genitore 2, ce l'hai la tutela genitoriale di tuo figlio? Perché se ce l'hai è perché te l'ho data io, giusto? Ma un corno giusto, no? Non è così, nella legge naturale io sono madre, legittima, e il bambino è sotto la mia responsabilità. È un po' diverso che io ho la responsabilità o sono la responsabilità di mio figlio. Cambia, eh? Quindi arriviamo, consegniamo il biglietto e gli Universal Pass, gli strumenti che noi da autodeterminati ci autodichiariamo, o no? Sì. Il signore con gli occhiali da sole li guarda e dice, che è? Mette giù gli occhiali da vista sopra gli occhiali da sole, che è stato divertentissimo, e fa, ah sì sì, vada vada, poi siete col bambino, quindi bambini pure. Certo, ripeto, tutti i documenti li abbiamo dati tutti insieme. Siamo passati meravigliosamente, il punto è stato il ritorno. Quando siamo stati al ritorno era già nell'aria. Te la sentivi? Sì, sì, sì. Era già nell'aria, infatti erano due, ho detto quello è più tranquillo, quello è incazzoso, si vede già. E infatti era così. Vuoi fare una domanda? No, no. Ah, era solo. Scusami, ho visto che hai alzato, pensavo. Io. Allora vai tranquilla, no? Non ci farò caso più, non penserò più che sia una richiesta. Arriviamo al check e ci sono due. Uno più giovane e l'altro più anziano. Io mi ero incanalata in quello giovane. Immediatamente quell'anziano mi dice, venga, venga. Va bene. Arriviamo, gli diamo l'Universal Pass e lui li guarda e fa, che so quello? Documenti internazionali, di legge naturale, noi siamo uomini vivi. Ah, no, no, no. A me mi serve o la carta d'identità, o la passaporto, la patente, non ce l'abbiamo. Come non ce l'avete? No. E allora? E allora noi siamo venuti qui con questi e con questi andiamo via. No, 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 io non posso. Tanto si avvicina all'altro, quello più giovane, e dice, ok, guardi signora, andiamo alla biglietteria, perché se andiamo alla biglietteria magari loro ci dicono che per loro va bene e saliamo e noi li facciamo partire. Biglietteria in due facevano 40 anni, mi guardano preoccupatissimi tutte e due, ma noi non lo conosciamo. Quindi il ragazzo con la barba, che era quello più giovane, mi dice, se loro mi dicono che no, io non ti posso far salire. Dice, però possiamo fare una cosa, vedete, perché il giovane l'avevo visto che era più propenso. Io vado sotto nave, chiamo il comandante in seconda, il primo ufficiale, e se lui dice che va bene, io vi faccio salire. Posso venire anch'io? No, lei non può passare la linea qua. Va bene. Ah, la nave doveva partire alle 3:30. Erano le 3:40.
e lì non si muoveva, manco scendevano le macchine dalla nave, fermo immobile, tutti in fila sotto il sole, noi all'ombra. Torna e mi dice: comandante ha detto di no. Ah no? A quel punto io sono scesa dalla macchina. Sono scesa dalla macchina, mi sono avvicinata e gli ho detto: adesso chi chiamo? Perché io da qui esco con lo stesso documento con cui sono entrata. E lui mi dice: la macchina era compresa, e sono io, la macchina io sono. Ho una proiezione sulla macchina, la macchina è me. Io sono la macchina è me. E lui mi dice: chiamare i carabinieri o la polizia. Bene, chiamo la polizia, buongiorno, c'è un problema, siamo in porto, non ci fanno passare, siamo uomini vivi, conosco PPT, le chiamo la polizia portuale, grazie. Non c'era la polizia portuale, badate, perché io sono andata subito immediatamente all'ufficio quando siamo andati e non c'era proprio nessuno, abbiamo suonato, era vuoto. Lui che fa? Me la chiama lui? Me la passa? E silenzio, non suona neanche, dopo un po' cade e io lo richiamo. Pronto, sono sempre la donna viva di prima. Le provo un altro numero, grazie. E provo un altro numero, puntuale, non risponde nessuno. Dopo 2 secondi cade la linea. Lo richiamo, nel frattempo se avevo fatto le 3.50, E la nave era lì. Allora di questo problema non gliene può fregare di meno, perché sappiate che poi dopo, poi ve lo spiego. No. Non scendevano proprio le macchine, da quelli da scaricare non scendevano, quindi non c'era manco possibilità di far salire le altre. Va bene, era tutto bloccato, anche perché io da lì dovevo andare a casa con quelli, punto. Scusa, puoi precisare, il biglietto l'avevi fatto? Allora, il biglietto me l'aveva fatto Massimo delle terre sarde e non gli hanno chiesto manco la carta d'identità, niente gli hanno chiesto. Niente, solo nome e cognome per me, di uno però, sì. Non di tutti. È la targa? È la targa della macchina, cioè. Ok, cosa faccio io? Telefono ancora per la terza volta e dico: guardi, qui non risponde nessuno, non ci sono tanto. E lui mi fa: va bene, non si preoccupi, adesso li chiamo proprio io. E la faccio chiamare su questo numero. La polizia chiama loro direttamente e loro mi richiamano al telefono. Siamo passati alle 4. La nave è fermissima. Aspettava voi, capito? Oppure avevano una cosa da fare? No, no, è semplicemente ha fatto ritardo. Ma avevano altro da fare. Non scendevano le macchine dalla nave, non scendevano le macchine. Non perché impedivo il passaggio. Non ero io ero fuori. Noi eravamo in macchina fuori, neanche in porto, non ci hanno fatto entrare. La nave era in ritardo. Era lei in ritardo. Stava portando ritardo. Ok. Per simpatia. Sì, per energia. Per energia, proprio. No, per simpatia. Fa rima. Morale della storia, loro mi chiamano, la polizia portuale mi chiama e mi dice: buongiorno. Buongiorno. Senta, noi siamo uomini vivi sulla banchina, non ci fanno salire, siamo in... E lui mi fa: sì, signora, ma lei ha fatto un contratto. Quando ha comprato il biglietto, ha fatto un contratto. E in quel contratto c'è scritto che lei deve fornire o il passaporto, o la patente, o la carta d'identità. A quel punto io gli dico: sì, è vero che c'è stato un contratto, ma è vero pure che non c'è nessuno spazio per aggiungere il mio documento. Non c'è uno spazio con scritto altro dove io posso mettere il mio documento, quindi quel contratto per me è unilaterale, nullo e annullato. Come ho detto così, lui mi dice: signora, con questo tono di voce, perché io ho parlato così come vi sto parlando, proprio con questo tono di voce, con questa gentilezza e questa energia, lei adesso torna, che passa. Torno alla biglietteria, la ragazza quando mi vede gli si piace un altro colpo. Guardi, ho appena attaccato con la polizia portuale, mi dicono che è lei che mi può aiutare.
ma io non l'ho mai fatto, panico, ok? Cioè io non lo so come devo fare, non ce l'ha un responsabile. No! C'è un responsabile? No! Ma io da qui sono arrivata con la vostra compagnia, con questi documenti, io vado via da qui con questi documenti, anche perché questi c'ho. E lei mi fa, aspetti che chiamo il responsabile a terra degli imbarchi. Va bene. Chiama il responsabile, dico, ma non ci posso parlare io? No. Al tempo di telefonare, signora, prego, mi fa vedere il documento. Io vi mostro l'Universal Pass. E lei dice, si chiama Universal Pass. La signora Banco, no, c'è scritto Barbara Banco. La signora Barbara Banco è famiglia. Bene, lui dice, gli dica che si appresti all'ingresso. Oh. Io arrivo all'ingresso, capite che era tre quarti d'ora, oltre già tre quarti d'ora che noi eravamo lì. E quindi si era creata una situazione con chi? Con la security. Erano tutti lì, in 15 erano. Adesso non possono dire che non l'hanno più visto, però hanno visto quel documento. Erano in 15 e si davano un po' da lontano, ci guardavano, ma chi sono questi, capito? Quello che mi ha fermato all'inizio arrabbiatissimo era nero. Certo. Si avvicina, mentre l'altro è al telefono a prendere ordini di farci passare, si avvicina e fa, guardi, tanto deve fare l'autocertificazione. L'autocertificazione prevede la carta d'identità. Ma non ha capito, io non ce l'ho. Allora c'erano gli altri lì intorno e dice, ma scusa, ma lui c'è guida, ma come guida, non c'è la patente? E io, no. Allora a quel punto mi sono resa conto che tra loro qualcuno sapeva. Perché? Perché io ho detto, questo documento è carta d'identità, e c'era uno che faceva patente e passaporto. O se non la fa... Ah no, no, questo dice no, no, questi sono matti, no, sono matti, lui incazzato ancora di più, lei non passa, capito? Lei non passa se no. Io calmissima, quello dentro il botteghino che aveva parlato con il responsabile, se lo guarda dritto e gli dice no, la signora passa. Io mi alzo, arrivederci, vado in macchina e davanti a 15 di quelli che controllano quei documenti e che quindi a oggi sanno che quel documento comunque è passato, attenzione, non è passato il documento, sono passata io. Grazie Barbara. Dico, ho finito però, mica me la sono fatta lasciare così, allora. Hai creato un precedente. Io danni non ne ho interesse, non c'ho bisogno di... Quindi io li ho salutati intanto che loro mi hanno aperto la sbarra e davanti a 15 entro, appena ci mettiamo in fila, 4:30 cominciano a imbarcare le macchine. Appena messi in fila, infatti siamo stati uno degli ultimi a salire, c'erano altre due macchine dietro che avranno detto come mai è... la nave è ancora qui. Siamo saliti a bordo, abbiamo lasciato che il porto, che la nave si allontanasse un po' dal porto e poi sono andata alla reception. Scusi, vorrei parlare col primo ufficiale o il comandante. Come vuole parlare col primo ufficiale? Perché? Perché mi voglio scusare. In che senso? Scusare, ci sono stati dei disguidi sulla banchina per dei documenti, mi vorrei scusare per il disguido e farmi conoscere. Sì signora, adesso siamo ancora in manovra, appena tra un'oretta lei torna e io lo chiamo. Va bene, abbiamo atteso un'oretta, poi siamo tornati e non c'era nessuno alla reception, c'era una stanzetta aperta col commissario di bordo, tutti belli mascherati. Ah, sulla nave c'è l'obbligo di tenere la mascherina, ogni tanto lo dicono, e noi tutti senza mascherina. Silenzio. Il primo ufficiale, il comandante, scusate, il commissario c'aveva la mascherina. Quindi sono arrivata, ho detto scusi, buongiorno, buongiorno, buonasera, anzi, perché siamo entrati in nave alle 4:30. Io vorrei parlare con il primo ufficiale o il comandante. E perché lui mi dice? Perché c'è stato un problema sulla banchina con dei documenti.
vorrei chiedere scusa per il disguido e farmi conoscere. Lui fa così, mi guarda e mi fa: togli la mascherina, mi fa, anche io mi voglio far conoscere. Adesso lo chiamo. Lo chiama in presenza mia, mi dice, gli dice quello che io gli ho detto: la signora dei documenti qua si vuole scusare, si vuole far conoscere. Come il primo ufficiale dice 10 minuti e sono lì. Bene, noi andiamo a fumare una sigaretta, gli ho detto. Torniamo subito. Quando torniamo, un ragazzo giovanissimo, quindi io me lo guardo con la mascherina, me lo guardo e dico: guardi, noi ci volevamo far conoscere perché comprendo che abbiamo creato un disguido. Lo vuole vedere il documento? E lui fa: certo che lo voglio vedere. Io glielo ho consegnato, lui lo guarda, dice: mi spiace, lui dice, ma io non lo conoscevo. Anzi, pensavo che mi stessero prendendo in giro. Quando ho letto noi è la nazione, ho detto: vabbè, questi mi prendono in giro. Mentalmente non è noi è la nazione per lui, è noi siamo la nazione. Certo. Avete capito? Quindi per lui era stata una presa in giro. Ma a questo punto mi dice: però mi informo a questo punto. Guardi, noi le volevamo far soltanto vedere che siamo gente tranquilla, che non volevamo creare nessun problema, che ci dispiace che lei non lo conosce, però adesso lei lo conosce, magari se le capita qualcun altro, perché le vedrà molti più spesso. E lui mi dice: sì, no, ha ragione, adesso lo informo. Arrivederci. Avete compreso perché ve lo sto raccontando? Grazie! Perché io ho parlato con gli uomini vivi, quelli che non erano in quel momento vivi, nel senso che non sapevano chi erano chiari che si erano alterati, il signore giù, perché allora l'autorità, t'avevo detto che non passavi, mo mi passi davanti al naso senza manco tutte le mie specifiche. E l'autocertificazione, dice l'autocertificazione, io mi autocertifico, non c'è problema, gliela faccio, ma mi autocertifico però. No, lo deve fare con carta d'identità. Gli ho detto: scusi, ma di che parla? Perché il sistema ha tutto l'interesse a non informarli. E quello io l'ho detto, intanto che aspettavamo, gli ho detto: vedete? Il sistema vuole mantenere questa ignoranza. Questo, no, gli dà la responsabilità a loro. Mamma! Gli scende la responsabilità. Esatto, però non dovrebbe informarli. Se le informasse saremmo già dall'altra parte. Il problema è che noi ci troviamo davanti a tutti gli agenti Smith della situazione e ogni volta dobbiamo ricominciare da capo fino a adesso, perché da oggi in poi il sistema ha voluto che c'è lo Smith per fare qualsiasi cosa, documento e quanto altro, anche per evitare che chiamino al telefono le compagnie telefoniche per fare offerte. Dobbiamo registrarci questa agenzia attraverso lo Smith. Allora, attenzione, le offerte non è che ce le fanno le varie aziende, ce le fanno perché noi non conosciamo neanche le leggi che ci tutelano, noi non conosciamo neanche la legge sulla privacy, perché quando noi andiamo su internet e andiamo a guardare che ci chiedono il consenso, quello loro dovrebbero dare il consenso solo alla base che gli serve per fare in modo che tu navighi, mentre con un clic di accetta, senza andare a guardare che cosa c'è dentro, diamo il consenso a tutto. Poi dopo ci lamentiamo se ci chiamano, non ci possiamo lamentare perché gli abbiamo dato noi il consenso, sempre il consenso glielo diamo noi, non si fugge. Prenditi dell'acqua, per favore. Per me, per entrare in un su internet molto altro, vedere che progetti presentati o per presentarti, mi si chiede lo spirito. E sai, beh, perché cioè, dico, abbiamo capito che ci hanno chiesto di inocularci un veleno per lavorare? Sì! Ci hanno chiesto di inocularci un veleno per lavorare, ok? Anche per andare a mangiare. Per andare a bere, prendere aperitivo? Per andare in vacanza? Non è vero. Aspetta. Allora, per presentare tutti i miei formati ormai. Allora, come la superiamo questa cosa? Allora, in questi due anni, chi c'era, insomma, l'ha visto, noi abbiamo affrontato ogni cosa quando succedeva. Non è che avevamo un piano,
ok? Dice, c'avevamo un piano, stavamo lì a consultare la guida per vedere quello che dovevamo fare. Non è andata così. È andata che ogni volta che ci si presentava qualcosa, noi lì rispondevamo con uno strumento nuovo. Vedi la notifica di cortesia che c'era già nel 2013, ma poi via via l'affidavit, il remedy, l'affidavit al governo. Che cos'è l'affidavit al governo? È una dichiarazione di assoluta verità. L'affidavit è una dichiarazione di assoluta verità. Sì. Attenzione, la dichiarazione di assoluta verità in Italia c'è. Si chiama atto notorio e va fatto con due testimoni alla presenza di un pubblico ufficiale. Quindi non è una cosa sconosciuta per l'Italia, ma attraverso l'articolo 10 della loro Costituzione, loro, che dice che il diritto, che l'ordinamento giuridico italiano si conforma al diritto internazionale generalmente riconosciuto, noi abbiamo un trasformatore permanente, un bel tunnel da dove entra il diritto di common law e quindi l'affidavit come strumento. Cos'è l'affidavit? È una dichiarazione di assoluta verità. Cioè, avete presente quando dici la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? Quello è un affidavit, una confessione, nonché un'affermazione di verità. Quell'affidavit al governo fatto a giugno 2021 è stato spedito da un sacco di gente con un rimedio già dentro, perché l'affidavit prevede già che io ti dico il rimedio, ok? Ti dico, questa è la verità, se la confuti, cioè se mi dai le spiegazioni di ogni punto per punto e mi dici che non è vero con vari motivi, allora l'affidavit, a quel punto io sono in responsabilità e ho detto io il falso. Quindi è una presa di responsabilità anche di chi lo fa, soprattutto di chi lo fa. Gesù ha detto, se ho dichiarato il falso, dimostralo. Confuta. Dimostralo però, non solo confuti, dici no, non è vero, però lo devi dimostrare. La confutazione è la dimostrazione, attenzione, con le prove, Non è con le chiacchiere. Cioè, quando uno dice, ah, OPPT ti porta dentro un altro sistema, fammi vedere come. Esatto. Ma dobbiamo essere noi però, capito? Noi a fare questo, portami le prove di quello che dici. Allora, attenzione, è vero che noi in questi due anni abbiamo mediato, non è che stiamo dicendo che parto di qua. Oggi trovo queste informazioni per la prima volta, domattina faccio, no, buono, calmo, prenditi il tuo tempo, respira, cerca di capire meglio, quello che non ti suona, domanda. Ok? Poi arriva a un certo punto che c'è un click, ok? Quel click mi permette di cominciare a sperimentare con prima gli strumenti, no? Prima quelli che noi chiamiamo documenti, che in realtà sono tutte dichiarazioni, che è diverso. Documento, atto è anche un contratto, la dichiarazione è qualcosa che io dichiaro a me stesso, prima di tutto, ok? Quindi sperimento i documenti come le dichiarazioni, come l'esperimento. Prima con le cose che... con la multa, sì. No? Col prestito, se sono coraggiosa, prego. No, io volevo dire prima di cose, praticamente io ho conosciuto PPT a dicembre dell'anno scorso, ho fatto i documenti perché subito mi sono trovato in canalata, però ho avuto una botta fortissima di resistenza, sempre per il discorso che tu saprai. Quando mi sono cominciato a comparire le cose di fare gli allora poi io ho il terrore, che nonostante io sono tranquillo, non ho buttato niente, sono qui, sto cercando sempre di comprare, certo, affronto la paura, okay. Ho anche le mie prove di sincronicità, perché la stessa cosa della nave mi è successa a me più o meno con la mascherina, però proprio io quando vado per esempio devo presentare la carta d'identità universale passa ancora, tipo io mi ghiaccio, mi terrorizzo, perché mi ritorna in mente quella cosa che ho letto di vari agenti che poi mi sono informato e tutto, però è difficile, cioè... Cosa hai letto che ti ha messo terrore? Che quando tu firmi i documenti di IAM sei dentro un altro trust, guarda dentro la SEC c'è il tuo nome. Sì, no, ma bene, c'è un video, ve lo passo.
No, ho visto tutto. Oh, vabbè, però lo dico anche a loro. Allora, questa è l'accusa. Attenzione! Questa è la paura. Attenzione, perché Valeria è bravissima. Pagata. Lo ammetto, lo affermo. Pagata. Cosa dice? Dice, attenzione, andate dentro la secca e guardate. Digitate il vostro nome e vedete che c'è. Il vostro nome. Ce l'hai messo te? Dice, sì, però vedete che siete dentro un trust? Cosa succede dentro la SEC? Ah, o ci deposito o non ci deposito. Le cose sono due. Se ci ho depositato, appare che ci ho depositato. Se non ci ho depositato, appare record non presenti. Depositi non presenti, perché non ho mai depositato. Se io inserisco il mio nome per creare una copertina per i miei futuri depositi, indovinate, esisterà una copertina con scritto il mio nome e cognome. Noi abbiamo fatto una copertina con la pasta con le sarde. Brava, visto che bella che è venuta. Allora, se io ci metto dentro sto link, come dice la Valeria Nazionale, ci metto dentro la pasta con le sarde, scappa fuori che c'è un numero la pasta con le sarde. Così come se io ci metto il mio nonno morto 100 anni fa, uguale. Allora, che cosa fa la signora in questione? Nonché tanti, nonché molti, tantissimi collusi col sistema. Cosa fa? Prende una bella mezza verità, ci fa un bel ricamino intorno e te la vende come la verità assoluta. Perché non è che lei non dice delle cose vere, attenzione, le dice. Ma è vero pure che dice cose che lo sanno tutti. Tutte le modalità di sovranità oggi partono dalla stessa base. Attenzione, la frode è la frode. Adesso arrivano le notizie anche per la gente, ma è la frode. Quindi perché devi mentire? Cioè, una volta che io ho visto che tu mi hai mentito e mi hai detto di andare a mettere il mio nome dentro un link per farmi paura, e io ci metto il tuo nome e c'è pure il tuo, a quel punto, ma perché ti vengo ancora dietro? Il problema è questo. Perché vi vanno ancora dietro se le prove della sua menzogna ormai sono agli occhi di tutti? Sapete perché? Perché si chiama delega. Perché ci pensa lei a fare ricerche per me. Lei c'ha sempre un sacco di informazioni meravigliose. E ci credo. Gliele passano? Di quale modalità stai parlando? Quella della programmazione neurolinguistica. Quella in cui io ti inculco l'idea. Ma questa SEC cos'è? La SEC è la Security Exchange Commission, è la camera di controllo delle transazioni internazionali. Lei dice, andate dentro questo, dove sta la Italy Republic of, scrivete il vostro nome e cognome, ci siete pure voi. Capisci che cosa fa? Prende un'informazione e fa in modo che quell'informazione diventi paura. Siccome la gente, la maggior parte, non è abituata ad approfondire, cosa succede? Che io ti credo, perché dici 10 cose giuste su 100, quell'altra è 99, quell'altra è 90. Attenzione, controllatele. Perché? Perché è la mamma della legale rappresentanza. Il modo con cui nel 2014 il sistema schiavistico ha riportato tutti dentro, con timbri, timbrini, apostille, varie eventuali. Allora attenzione, perché? Perché quando però ti ho visto, ok? Quando ho visto che te stai mentendo, la mia domanda è: perché mi dovresti dire altre verità se mi stai mentendo? Ora ci sta che in un discorso, pure a me è capitato, no? Di dire delle inesattezze. Quando me l'hanno fatte notare, il discorso si è ampliato. Le inesattezze sono state cambiate, perché io non posso sapere tutto. Anzi, mi fa estremamente piacere quando qualcuno mi fa notare che magari quella cosa è detta, se la dico in un altro modo è meglio. Voglio essere chiara, voglio essere in onore, voglio essere nella verità. Quindi posso anche aver detto qualcosa in buona fede che non è giusto, ma se nel momento che lo so, io mi adeguo. Perché lei non lo fa? Perché non ha messo
dopo aver detto quella bugia, quella menzione, perché non ha detto scusate, mi sono sbagliato? Perché non l'ha detto? Perché era il suo intento dirlo. Quindi attenzione, perché lo so che qui in Sicilia la signora spopola. E spopola perché? Perché fa leva, ok? Su cosa? Sul fatto che il meravigliosissimo popolo siciliano non lo sa quanto vale. Siete d'accordo? Sì, sì. Cavolo se non lo sa quanto vale. Siamo programmati per la paura, per cui se uno ci propina la paura, noi andiamo subito dietro. È automatico. E poi la storia, no? Del luogo dà fuoco a questa roba, no? Si può dare i baldi, mamma mia. Un altro. Palermo, mi hanno portato a vedere il luogo dove ha giurato Garibaldi. A Palermo ha giurato. Tanto per. Pensi di fare l'assessore che si è fatto col Movimento 5 Stelle, uno dice, questa volta è diverso. Attenzione, perché bravissimo. Noi non siamo un movimento. Allora posso dire che a me piace giocare con le parole, no? Allora, movimento. Movimento. Adesso. Mo a Roma è da adesso. Mo. Te lo dico mo, te lo dico adesso. Capito? Movimento. Sì, parlamentendo. È chiaro? Quindi lì pure, io pure mi sono avvicinata al Movimento 5 Stelle. Perché? Perché volevo vedere se mai interessata di politica, ho detto vabbè, dai che stavolta. Ma più che altro perché mi piaceva Grillo, perché lo seguivo e mi piaceva la sua ironia, la sua verità nella risata, ok? Poi ho capito che era tutto pure lì come Bonifacio, tutto programmato, tutto a tavolino. Tutto a tavolino. Sì, sì, Zelensky era un comico. È lo stesso. Ah, non ti dimenticare, Clinton era un attore, oh. Clinton era un attore. Reagan era un attore. Cioè, non le prendi, qual è il loro contenitore? Quello di chi è bravo a interpretare una parte. Ecco perché anche la signora in questione era. Lavorava in televisione. Ah sì? Già, lavorava in televisione. La dea della caccia, la chiamava. La Diana. La dea della caccia, sì sì. Faceva trasmissioni su questo. Valeria Gentile. Ora è sparito tutto, guarda caso, di lei, su questa cosa. Ok. Ma io l'ho conosciuta a quattro occhi, ok? Non è che me l'hanno raccontato chi è. Prima non era nel tuo. E poi c'è stata tutta questa situazione. Cioè, come no? Abbiamo fatto Tirrenia insieme, abbiamo fatto l'incontro di Tirrenia insieme, abbiamo dormito insieme, ci parlavamo praticamente tutti i giorni, fino a che io non ho capito. E il problema è questo, perché loro sono uniti in governo, invece noi ci dividiamo. Allora, come ti chiami, perdono? Carmela. Sì, infatti ci conosciamo. Allora, questa è un'altra idea che ci hanno imbucato. Il governo, loro sono tutti compatti, noi siamo tutti divisi. Non è vero, loro non sono compatti, loro sono pagati. Attenzione però, perché se io sto vicino a te e siamo tutte e due pagate, io ho paura di perdere il posto, te come te giri di una coltellata. Noi. Ma quella era. No, quella è litigata. Quella è teatro. Quello è teatro, questi vanno a pranzo insieme. Non ci pensare che non è vero. Capito? Allora ci vogliono far pensare. Pure prima mi dicevano, perché non ci uniamo? Allora per unire ci vuole la stessa frequenza e la stessa vibrazione. Allora io posso, nell'ottica di unità interiore, integrare, ok? Quindi smettete di fare la guerra a tutte le mie meravigliose parti, compresa la Valeria della situazione. Infatti io ce l'ho fatta la guerra, ma qualcosa deve essere silenziato, perché io mi posso posizionare in una stazione per volta della radio, se no sento le due stazioni e si fa, si capisce niente. Quindi o sto su Radio Monte Carlo, o sto su Subasio, o sto su qualsiasi a 105, ok? Lo decido io su quale frequenza però mi posiziono. E lì
indovina, non c'è bisogno di fare unità, li siamo già uniti, perché la frequenza è la stessa. Quindi noi, pure questa è un'altra storia, noi ci dobbiamo unire. Ma poi non siamo stati mai separati. Mai! Mai successa sta cosa. Che cosa ci separa? Ci dà l'idea della separazione? La frequenza su cui vibriamo. Non è che perché parliamo tutti della schiavitù stiamo tutti andando sulla stessa direzione, eh? Non è vero. Ecco perché provaci, con quelli e con quell'altri. Dominate che è successo? Che la maggior parte sono entrati, vero lei? Si sono accaparrati il più possibile gente tra le fila e poi sono usciti dalla finestra. Capito? Ma va bene, eh? Attenzione, a me va benissimo. Perché se oggi è chiaro che il popolo è chiamato a custodire il pianeta, sinceramente, o siamo lì in quella vibrazione lì, oppure come quando abbiamo messo a posto la stanza dei bambini, no? 3 minuti dopo, indovina com'è? È lì un casino. Quindi attenzione, chi oggi si prende la responsabilità e quindi ha in qualche modo il proprio potere finalmente tornato, è anche deve essere anche, come diciamo prima, in trasparenza, fine delle menzogne, deve essere anche in onore. Io la carta? Sì, sì. Ce l'ho fino a qua. L'alberi stanno bene dove stanno. Questo è un contratto. Capito? Finita la storia. Sì, ci vuole la transizione, ci vuole che ancora noi abbiamo questa carta. Che ci serve? Sì, ma ci serve. Ci serve per smetterla di avercela. O no? Stiamo andando lì. E poi il valore. Attenzione, perché? Perché adesso ci danno o l'ID digitale, come diciamo prima, che vale per tutte e due, però attenzione, anche il bene chiederà l'ID digitale, perché ti chiederà un contratto, ti farà firmare un contratto dove ti dirà: ne vuoi $1,200 al mese? No. Guarda che non avrai più problemi economici, guarda, finiranno anche le utenze, non pagherai le beni primari, no? Utenze, non ne pagherai più. Le pagheremo noi per te. E cosa vuole in cambio? Poi ti accendo e te spengo in base a se tu stai zitto e dici sì, padrone, oppure no. È chiaro, vero? Vedete che non c'è, è tutto un gioco. Bello, brutto, bene, male, è tutto un gioco. Allora noi dove siamo in tutta questa storia? Perché fino a poco tempo fa, cioè, operatori della luce, no? Wow, gli operatori della luce. E l'ombra? E l'ombra non mi appartiene a me. È lì. Io sono qua e l'ombra è lì. Bene, il femminile dove ce l'hai? Fuori la casa. Appunto. L'ombra è il negativo, è il femminile, oh. Poi ci lamentiamo se la madre... Oma. Ci abbiamo qua umano, vedi come fuma? Stamattina era silenziosa, hai visto come è cominciata a rifumare? È chiaro che sto dicendo? Cioè noi abbiamo separato la materia dentro di noi, il femminile. Il femminile è la manifestazione, siete d'accordo? Il maschile è la creazione, il femminile è la manifestazione di quella creazione, se no rimane lì. E indovinate che abbiamo fatto il nostro potere? L'abbiamo delegato. Cosa fa il sistema? Ci fa in modo che noi, che facciamo? Ci concentriamo su quello che vogliono. Voto Antonio. Giusto? Noi siamo lì concentrati. Il Covid, tutto quello che vi pare. Tanto fanno sempre uguale per tutti gli argomenti. Guardalo, eh? Perché ho bisogno che lo osservi. Perché il creatore come crea? Con l'osservazione. Quindi tu punta lì l'osservazione. Poi dammi la delega. E io manifesto quello che mi pare a me. Che però hai pensato te. Avete capito come funziona? E mi domandate ancora chi è il primo creatore? Noi siamo. Perché il problema del sistema, lo sapete qual è? Che gli revochiamo i consensi. Perché sì, ha voglia a negargli il consenso. Sì, ma quante volte gli hai dato il consenso alla schiavitù? Lo devi revocare prima il consenso. Ecco a che ci servono questi documenti.
Coach, cosa facciamo con sto ID in digitale? Quando l'affidavit al governo, che è visibile sul sito, l'affidavit al governo con 27 punti di assoluta verità, gliel'abbiamo mandato e nel rimedio dentro lì ci abbiamo scritto sovrascrizione della persona fisica con homo, con vivit homo in mens anime spiritus, gli abbiamo scritto lì. Giusto? Sì. Grazie. Ecco, noi lì gli abbiamo già detto cosa dovevano fare per rimedio. Adesso gli abbiamo detto come lo devono fare. Cioè, l'ultimo atto è l'atto solenne di riconciliazione. Indovinate con chi? Col sistema o dentro? E prima di tutto è sempre dentro, perché fuori non esiste. Fuori non esiste, esiste solo dentro. Quindi una volta che io l'ho fatto dentro, il mio atto solenne di riconciliazione, fuori è già successo, l'ho spedito, l'ho mandato. Cosa gli dico in questo atto? Gli dico che la persona fisica che c'è l'ID non esiste più. Oggi c'è un agente autorizzato, pro se, che si chiama IEM, che ti darà delle disposizioni a te sistema di come fare le cose. Tu per parlare come vivo c'hai un problema di fondo, sono in giurisdizione superiore, non mi puoi parlare. E questo è diventato un problema anche per noi, eh? Non è stato un problema anche per noi? E non vogliono parlare con noi. Loro non ci vogliono parlare con noi. Quindi in qualche modo loro si sono anche nascosti dietro a sta cosa. Non ci posso parlare. Con la IEM, adesso tutto quello che riguarda la persona fisica, parla con la IEM. Non c'ho bisogno dell'ID, ti devo consegnare per forza i miei progetti, ma la mia domanda è, sai quanta roba ci abbiamo da fare? Ci servono gli architetti, eh? Perché non è che io posso buttare giù una casa di quelle brutte, vecchie, senza un architetto che mi dice come farla crollare. Sì. Giusto? Oppure non posso costruire un ponte rispetto a... Madonna, io dico le strade, ma le strade a me mi viene da ridere. Con lavoro. Casa. Esatto, e mi dà fastidio. Hai capito? Quindi attenzione, c'è assolutamente un modo per questo momento, ma quanto dura sto momento? Quanto durerà sto momento? Dipende da noi. Bravissimo, dipenderà solo da noi, da quanto noi saremo determinati, sì, da quando diventeremo società. No, fino a quando saremo una razza, quando la smetteremo di separarsi tra di noi, quando la smetteremo di pensare che c'è il popolo anglosassone e il popolo orientale, il popolo cinese e il popolo africano. Oh, come strutturiamo? Attenzione, aspetta, attenzione, le matrici di creazione dove noi viviamo su tutte strutture sono, è la base, la struttura su cui io impianto, ok? È come dire la terra, ok? La base, la terra. Se io non c'ho la terra, dove la pianto sto seme? Come lo pianto? Lo pianto a testa in giù o lo pianto a testa in su? Quanta acqua io devo dare? Perché alcune piante hanno bisogno di più acqua, alcune piante hanno bisogno di meno acqua. Ecco, se noi parliamo di questo, è come fare la differenza tra l'accumulo e la riserva. Se io mi metto il grano da parte per un altro anno, siete d'accordo che non ci avrò raccolto un altro anno? Perché non c'ho il grano da piantare. Ma quello non è un accumulo, non è un surplus. Quello io me lo terrò ben da parte, al sicuro dai topi, giusto? Perché? Perché mi serve per far raccolto. L'accumulo è un'altra storia. L'accumulo è questi immensi silos di grano che stanno lì anni e anni e anni per poi essere messi in circolo con muffe eccetera eccetera eccetera. Quello è accumulo. Perché? Perché c'è gente che muore di fame. Eccolo dove non è una sola razza, cioè ci sono classe A e classe B. Ma scusate, come si può essere in pace e amore sul pianeta se una parte della gente che sta sul pianeta muore di fame o viene violentata o viene uccisa? Ma ce la raccontiamo?
Ecco perché dico, ci dobbiamo noi sentire una prima di tutto una razza. Smetterla noi di averci questa separazione interiore. C'è una razza, c'è un pianeta, c'è un'acqua, c'è un'aria, c'è una terra, una è, c'è la nazione, una sola nazione. Fine delle righe. Ora, se io tutto questo bel argomento, per un attimo mi fermo e guardo il sistema, è un colpo. Sei d'accordo? Questo è un sistema instaurato da chissà quanto tempo, da chissà quale luogo, ma arrivano questi quattro gatti e pensano di cambiare le cose. Arroganti? Sì. No, loro sono arroganti, se sono arrogati in diritto. Noi siamo ancora nella troppa. E di essere anche non in grado di mettere a posto le cose. Il punto qual è? Il punto è che noi la dobbiamo smettere di pensare di essere piccoli. Che cosa sono le leggi universali? Che cosa sono le leggi universali? E papone, mammone. Esatto. Perché? Perché ce l'hanno detto da piccoli, ci hanno cresciuto così. Ok. Quello che ha detto papone è rimasto tanto. Il punto qual è? Che se noi non ce ne accorgiamo di essere stati strutturati così, non è che risolviamo molto, eh? Cioè la schiavitù non viene da adesso, viene da tempo, da illo tempore, quindi noi per destrutturare tutto questo ci vuole il tempo? Quanto tempo? L'hai vista la schiavitù? Peccata! Finito il tempo! No, grazie. Allora il karma diciamo, c'è l'attenzione, il karma è parte di questo giochino. Brava. Il karma è parte integrante del giochino, è esattamente il modo con cui veniamo riprogrammati prima della nascita, perché noi veniamo programmati anche prima di nascere, prima e dopo, dentro e fuori, ok? Quindi non ci raccontiamo che il karma è finito. Qui esistono le leggi universali, sei d'accordo Benedetto? Sì. Esistono le leggi universali, lo sapete perché lo posso affermare con certezza? Perché ce l'ho davanti. Noi siamo esternazione delle leggi universali, siamo in vita, vero? C'è un motivo. Se c'è un motivo è perché ci sono delle leggi che regolamentano questo, fine. Non c'è tanto a discutere. Le leggi universali ci governano le vite e si esprimono attraverso noi. Faccio un esempio. C'è un uomo che viene preso sotto da una macchina. Qualcuno alzerebbe in piedi e direbbe: è il karma, è parte di questo gioco. Perché? Perché non esiste il karma fuori da qui. Io sono venuta per fare esperienza, giusto? Siamo venuti tutti per fare esperienza? Giusto per la fonte. Esatto. Bravissimo. Sono d'accordo. Quindi noi siamo parti divine di questo Dio fonte, chiamatela come vi pare, che attraverso noi fa esperienza. Perfetto, io non ho un'anima, io sono un'anima, giusto? Questo è il concetto. Perfetto. Quello è. Ok. Faccio la mia esperienza qui per portarla alla fonte. Soffro tutta la vita. Magari fa pure la parte del cattivo, quindi devo anche fare delle rinunce, no? A livello energetico devo tagliare con la fonte per essere capace di essere un voladore, se no qualcuno che carpisce la tua energia, quindi faccio anche ammenda per fare che cosa? Per poi arrivare al punto di tornare alla fonte e essere punito. Ma che storia è questa? Non esiste. Allora il karma è, ripeto, qui dentro. Ok? È questo. È un gioco, è un loop. Un gioco al massacro, ok? È il modo esatto per rimanere qui. Quindi facevo l'esempio della macchina semplicemente per dire questo. Vai a finire sotto la macchina perché è un karma magari antico. Ma chi mi ha preso sotto? Io. In quel momento sta anche lui portando il suo karma, ma è anche
strumento delle leggi universali. In quel momento chi guida quella macchina è lo strumento delle leggi universali per equilibrare il karma di chi gli sta... o no? Quindi siamo noi gli strumenti delle leggi universali, siete d'accordo? Ecco perché esistono, perché sono qui. È per questo che è ora di piantarla, di pensare che noi possiamo pensare solo al nostro pezzettino di orticino, perché comunque siamo collegati a tutto il pianeta. Quindi non ce la raccontiamo che noi risolviamo la nostra bega e il resto se la può scavare da solo. Non è così che funziona. Quindi ecco perché una razza, un popolo, un'aria, un'acqua e una terra. Perché? Perché vabbè, noi qui abbiamo a livello idrico, mettiamo tutto in ordine, abbiamo i depuratori. 500 metri più là buttano il veleno dentro l'acqua. A me non mi riguarda. Cioè, capite la follia della separazione interiore? È la follia. Qui unità è sempre stata solo unità. E qui è sempre stata tanta moltitudine, punto. Perché noi uno lo siamo in energia, in sostanza. Nella forma siamo tanti. Ecco perché non tutti saremmo d'accordo con questo. E ecco perché non tutti ascolteremo quella radio lì. Ripeto, ma se io ascolto quella radio, chi sta ascoltando quell'altra di radio? Io non lo vedo. Lui non mi vede. Ecco perché è una questione di frequenza. Ecco perché il sistema si riaggiorna comunque rispetto alla frequenza. Ecco perché non c'è bisogno che siamo chissà quanti o tutti. C'è semplicemente necessità di essere centrati e attiri tranquillamente quello che vibra come te. C'è poco da girarci intorno. Perché mi succedono certe cose? Fatti una domanda. Cavolo, lo vuoi vedere il motivo per cui succedono quelle cose? Se succedono, ci vuoi mettere il nasino? Guardate che una volta che abbiamo visto di nuovo perché mi succede quella cosa, il messaggio è arrivato. Quella cosa non ha più necessità di esistere nella mia vita, se io ho colto il messaggio. Allora qual è il messaggio che ci sta portando tutta questa situazione? E smette di dare deleghe a chiunque, anche di metterci paura, capito? Basta deleghe. L'abbiamo scritto ieri nell'atto in presenza. Esatto, basta deleghe, fine delle deleghe. E riprendiamoci il potere. E lì giochiamo veramente, perché un'altra delle cose che ci hanno insegnato è che devi soffrire, se devi soffrire, tutta energia che va, è l'aramaico, tutte le preghiere sono imbrandate sull'atto di dolore, mio Dio mi pento e mi tolgo con tutto il cuore. Quello sapete che cos'è? Quello è una confessione. La confessione è l'atto primo, è la prova regina, si chiama. Perché? Perché quando io confesso mi sto accusando, e in Italia dovete sapere che addirittura c'è la possibilità per chi è reato, per chi è reo, di mentire. Per lui non è reato mentire. Ma ve ne rendete conto? Cioè io posso mentire perché l'ho fatto davvero, sono colpevole e quindi non mi posso mica accusare. È quello. E non è quello, si scopre. Il testimone non può mentire. Mentre chi ha commesso il reato può mentire perché si accusa. Quindi può mentire. E non è reato. È la follia. Vedi, è la pazzia. Non so, noi ci accusiamo nel momento in cui noi facciamo un reato. L'uomo, quando si identifica con la finzione giuridica, fa il reato. Il reato è frode. Quando gli fate vedere la carta d'identità, state commettendo un reato. Il reato di frode. Attenzione, perché quel reato di frode, siccome è esattamente quello che ci diceva Bonifacio VIII, sei vivo o non sei vivo?
Sei morto o sei vivo? Dove ce l'hai i piedi? In terraferma o nel mare? Questo è? Ecco, questo fa in modo che noi veniamo immediatamente forniti di un avvocato. E l'avvocato cosa fa? Ci fa da tutor, ok? È la capacità di intendere e di volere che noi non abbiamo, che ce la prende lui. Siamo incompetenti. Siamo incapaci. Interdetti, si dice. Esatto. Ecco perché, di nuovo, il sistema, quando tu non hai un avvocato, si preoccupa. Si preoccupa parecchio. Si preoccupa, bravo, il documento, la carta d'identità, la finzione giuridica. Attenzione, perché per un periodo noi abbiamo mediato su questo. Nell'atto della riconciliazione ultimo di cui vi stavo dicendo, io i documenti li requisisco in loco, dove ce l'ho, non te li do, li annullo io, sono già nulli e annullati. E poi dopo mi faranno lavorare? Tanto non ti fanno lavorare uguale, perché mo te lo faccio vedere io che succede a settembre. Hanno già preparato una legge, sappiatelo, che dice che gli unici che possono fare scuola sono gli istituti. Si preparano a eliminare la homeschooling. Le parentate. Da tutta la scuola italiana è privata. Se c'è un dirigente scolastico, c'è un'azienda dietro. Cosa vogliamo confondere? L'azienda è l'azienda. Se io vado su un vocabolario a leggere cos'è un'azienda è una società privata che pensa al profitto. Punto. Scritta a caratteri maiuscoli. Se io dico che l'azienda Italy Republic of è un'azienda, quell'azienda fa profitto. Stiamo parlando della differenza tra il pubblico e il privato. Importante, eh? Sì. Perché questo secondo me mette belle le basi con chi ci abbiamo a che fare, ok? Perché attenzione a illuderci che là dentro ci sia qualcosa di parvenza di statale nel senso di pubblico. Non c'è. No, funziona con l'efficienza e l'efficacia di un'azienda privata. Attenzione, è qui il punto. Non cerchiamo scusanti, perché il rischio è di delegare ancora. Anche questo è un contratto, eh? Maria mi dice, attenzione però a non confondere l'azienda pubblica con l'azienda privata. L'azienda pubblica non esiste. Non puoi confondere l'azienda pubblica, perché non c'è un'azienda pubblica. Non c'è un'azienda pubblica, perché l'azienda, ripeto, fa il profitto. E se uno stato sociale fa profitto, vuol dire che lo fa su chi? Sui suoi cittadini profitto. E ecco qua che siamo alla Italy Republic of. Di che parliamo? Se la scuola è diventata, ma non solo mica la scuola, la sanità, sono diventate aziende, vuol dire che qualcuno ha permesso che questo succedesse e non è possibile che è stato uno Stato. Deve essere stata già un'azienda che ha creato già le sue emanazioni e le ha inglobate, l'ha detto chiaro e tondo, è un'azienda. Da USL, Unità Sanitaria Locale, è passata ad ASL. Ma attenzione, era un'azienda anche quando si chiamava USL. Adesso perché ce lo dicono? Adesso ce lo dicono perché il gioco è scoperto. Perché dice, perché non privatizzano l'acqua? Dalle mie parti da mo' che è privatizzata. Non abbiamo fatto 2 referendum. Tanto per ritornare al problema del voto, pare di sì. 2 è servito a qualcosa? Niente. Ah, un altro referendum che abbiamo già fatto 2 volte, quello sul nucleare. E così non adesso è diventato bio e nucleare. Sì, è diventato bio. Quindi attenzione a veramente non confondere l'idea che ci sia uno stato di diritto sociale, perché non c'è. Questo è il punto. Poi se non l'abbiamo visto e non lo vogliamo vedere, lì c'è il libero arbitrio, un'altra delle leggi universali, ce lo possiamo tranquillamente tenere, però qui
La verità è questa. Se non ci credete, andatela a controllare da sole, non me lo delegate a me questo. Fate come fanno la gente che dice, aspetta, me lo vado a vedere se veramente se metto il mio nome lì. Vediamo un po' se è vero che c'è ste multinazionali dietro, c'hanno gli stessi tre. Vediamo un po' se è vero che l'Italia è un'azienda di diritto privato. Quali sono i documenti, gli strumenti che oggi posso andare a controllare? C'è la SEC, la Security Exchange Commission, dentro c'è tutta l'azione portata a termine da OPPT. Se vi interessa, la creazione del trust OPPT è datata 2011, quindi i primi documenti che trovate dentro l'archivio sono quelli che riguardano proprio la creazione. Uno dei due, gli ultimi strumenti che abbiamo, documenti che abbiamo tradotto, è il giuramento di Ether. L'avvocato procuratore del bar che ha portato a termine la procedura, sapete cosa dice? Dice: io sono in piena responsabilità illimitata davanti al popolo in quanto amministratore di questo trust. Io sono in trasparenza, chiunque mi chiederà io dovrò in trasparenza rispondere. Io sono assolutamente senza immunità, chiaro? Qualsiasi cosa faccio la pago e lo affermo. Questa è la responsabilità. Adesso io voglio vedere i politici italiani che fanno questo. Irresponsabile a partire dal signor... Voglio vedere tutti i dirigenti bancari che fanno questo. Io ho quelli prima ancora di... Li voglio vedere che fanno questo. Col cavolo, i medici lo voglio vedere che fanno questo. I medici voglio vedere, gli avvocati lo voglio vedere. Non ce n'è uno, ma non è che non c'è nessun uomo da salvare, attenzione, non c'è nessun facente funzione. E ecco che il panico dilaga, perché che cazzo non la faccio di lavoro? Attenzione che il titolo non è la competenza. Se te domani l'ordine, c'è un ordine, no? L'ordine ti dice tu non potrai mai più fare questo, ti ha voglia che c'è lo speed o l'ID. Te non lo potrai fare più, perché qualcuno dice che te non sei capace. Ma te, sei capace perché qualcuno dice che sei capace? O sei capace perché hai un'esperienza che ti permette di vedere che lì è meglio quel materiale piuttosto che l'altro, o meglio lì, meglio non costruire? È ovvio, è la seconda, quindi attenzione, che la tua competenza non te la potrà levare mai nessuno. Sai cosa ti potranno levare? Il titolo, no, di niente, penso che ne troverai tanti. Adesso molti di più. È l'autorizzazione, loro ti autorizzano. In realtà sei tu che ne sono? Adesso. Attenzione, fino a che c'è un sistema che dice che c'è un ordine e il sistema poi tra l'altro si auto... fa gol ogni alle 2-3. Adesso si vede che adesso proprio hanno levato tutte le barriere, tutte le loro leggi, non valgono più niente. Ma devi sapere che l'Italia paga la bellezza di multe esorbitanti ogni anno perché abbiamo gli ordini. Già da 12 anni dovevano essere tolti gli ordini. Perché? Perché la comunità europea dice che questi ordini in realtà che rimangono in Italia funzionano benissimo e non gli conviene chiuderli perché quello che gli entra delle tessere, dei servizi, è supera di gran lunga la multa che paghiamo ogni anno. E non è solo, sì, per, e non è solo per gli ordini, è anche per i parcheggi. Perché abbiamo un interlocutore col governo. Ah, come sindacati, vero? Ok, andate dentro il DUNS, la Dun and Bradstreet, e andate a guardare come vengono iscritti i sindacati, come era iscritto in Italia, come enti religiosi, capite? Tutti tutela, è la parvenza, perché ti tutela, non ti hanno obbligato a fare qualcosa per lavorare. E lì la tua competenza era in discussione? Era in discussione la tua capacità di fare il tuo lavoro se non facevi quello che ti dicevano loro? Non voglio continuare questa discussione perché sennò non è un po' nei
No, no, ma non è monopolizzare, questo è spiegare proprio. Però se io 110-90%, se i miei clienti vogliono accettare questo, però cosa c'è? Io devo fare la procedura ministeriale. Per cui io progettista devo avere speed e codice fiscale e quanto altro. Ok. Così. Cioè, allora io su 110 ne abbiamo un po' parlato, però vorrei. Finisco questa cosa e poi andiamo a pranzo, ok? Siete d'accordo? Sì. Allora io conosco diversi muratori, mio padre faceva il camionista, quindi i muratori del paese li conosceva tutti perché li serviva col camion. Okay. E, sì, qualche tempo fa è venuto a casa mia questo ragazzo che fa il muratore, c'ha un'azienda e sta lavorando col 110. Mi ha invitato a nozze, mi ha cominciato a parlare di sta cosa, parla tu che parlo io, e poi a un certo punto ho detto, senti, ascolta, ma te come sei messo col 110? Lui mi ha detto che ha dovuto fare fideiussioni bancarie per lavorare perché non l'hanno ancora pagato su 110. Fideiussioni bancarie per 500.000 euro quando quella fideiussione già gli amagna tutto il guadagno suo. Allora la mia domanda è, se domani non li pagano, quante aziende italiane moriranno? Già stanno morendo, questo. Lucidamente le voglio far morire. Bravissimo, hai raggiunto lo scopo. Lucidamente le vogliono far morire. Allora la mia domanda è, te che tutela c'hai? Che tutela pensi di avere? Che te paghi te? L'assicurativa te la paghi te? Salata e te la paghi. Te dall'ordine come dalla corporazione non potrai mai avere nessuna tutela, perché il piano è distruggere la piccola e media impresa italiana di cui fai parte anche te, come professionista di servizi, e tutto il tessuto sociale italiano, alias anche il resto del mondo, ma partendo, indovinate dove è partito il Covid, partendo proprio da il luogo dove risiedono più creatori. Non perché non ce ne siano in tutto il mondo, ma qui c'è una bella concentrazione. Il popolo italiano, come te la giri, trova una soluzione, sempre. E il sud ancora di più. Esatto. Ci siamo arrivati. Allora, io adesso vi do... Bene, c'era no, voglio finire di... Ma ci sono alcune... Attenzione, allora, intanto perché figli e figliastri? Perché attenzione. No, perché hanno la mazzetta già. Attenzione, perché figli e figliastri? Perché alcuni già hanno pagato la mazzetta e sono già stati creati ad hoc. Perché guardate che il governo è facile, come fa per comprare case all'asta? Si creano nel giro di una settimana aziende offshore, ok? Che ti comprano l'immobile a niente. C'è un portale internet già dal 2017 che vende immobili italiani su prenotazione. Bella quella casa tua, ok? Ci piace, quanto sei disposto a pagare? Un milione in più di quanto vale? Bene, ti attaccano, sei sicura che te quella casa la perdi? Anche con le case che stanno facendo il 110. Quindi da mo che lo sta facendo? Attenzione, aspetta, fammi finire. Perché figli e figliastri? Perché? Perché lì pure, attenzione, si creano ad hoc le società. Ma, detto questo, mi sta bene, alcuni stanno già pagando. Ora, quell'azienda si è salvata, ha pagato, siamo pace. Ora dovremmo andare a guardare il collaudo. La casa deve essere proprio a norma, alla norma, non la pasta, la norma. Wow! Ok? È l'Etna, non è l'Etna! No, fuori, fuori, fuori! L'Etna, guarda ragazzi! No, pure questo mi pare poco, piove, oh! La santa acqua! Attenzione, finisco! Attenzione! Quando io verrò a casa tua a fare il collaudo e troverò che quella casa non è fatta come dico io, perché nel frattempo, sapete, e non ne mettono, non hanno neanche paura a modificare le leggi come gli pare a loro, da un momento all'altro. Da chi me la prenderò? Dall'altro. O con quello lì che è della casa, proprietario, e quindi dovrà darmi il 200%, non 110, 220%, e che vuol dire che già la casa è mia, e ecco qua come te l'ho levata.
oppure me la prenderò con chi? Con chi si è salvato? Con quello che dice: ah, ok, io ho pagato tutto, adesso me ne devi dare te quel 220%. Non c'è via d'uscita. Sono tutti fatti a tavolino, sono tutti ragionamenti da agenda. E infatti li chiamano tranquillamente, ce lo dicono, si chiamano agende 2030. È chiaro? Quindi intanto io vi auguro un buon appetito, ok? Grazie a te.